Ehi, ma che si racconta oggi? Ciao a tutti! Spero di ravvivarvi la giornata con questa nuova top. Oggi parliamo di mendicanti senza tetto. Girando per Milano o Venezia o altre città turistiche, sia in Italia che nel mondo, ho visto molti mendicanti che chiedevano soldi o cibo e alcuni in effetti avevano davvero bisogno di aiuto. Ma altri invece non avevano bisogno di niente. Prendevano soldi senza pensarci e questo non è assolutamente un bene, ingannando le persone. Perché allontana queste ultime da quelli che veramente hanno bisogno. Oggi andremo a vedere un po' di trucchetti che usano per ingannare qualcuno e vedremo anche dei mendicanti beccati in pieno. Se volete capire meglio, cominciate il video subito dopo esservi iscritti al canale Telegram ufficiale, dove aprirò una chat per gli iscritti raggiunto un certo numero di membri. E se siete seduraiati, partiamo! Disabilità fisica. Tra i trucchi migliori per loro e peggiori per noi, possiamo trovare quelli sulla disabilità parziale di una parte del corpo. Cercate di stare attenti. Le persone veramente con problemi sono altre e hanno davvero bisogno di noi. I mendicanti, molti invece, sono un'altra storia. Raramente hanno problemi a una parte del corpo, come per esempio alle gambe. Se stanno camminando in mezzo alla strada a fatica oppure con una specie di carrettino e vi fermano, tendono prima a raccontare la loro storia triste su come si sono feriti. Che è molto generalizzata, senza dettagli precisi, e che di solito è accaduto sul luogo di lavoro o in guerra. La guerra è davvero la scusa usata più spesso. Molti non si fanno scrupoli a trovare ogni genere di tattica, anche fingersi ciechi, senza nemmeno avere un bastone per orientarsi, oppure sordi. Per esempio, nella città di Altai, in Cina, un uomo era beatamente seduto sul suo carrettino con ruote mentre mendicava soldi a gente ignara, finché un altro non si è fermato e ha cominciato a dubitare della situazione. Così dopo un po' gli ha tirato via il travestimento dalle gambe, mostrando a tutti i passanti la verità. Con questo non vuol dire che adesso tutti i mendicanti siano dei falsi, se hanno delle disabilità, ma che bisogna solo tenere entrambi gli occhi aperti. Mi sembra anche Striscia la Notizia abbia fatto un video su questa cosa parlando in diretta con le persone accusate. Se c'è ancora online dovreste guardarvi il video assolutamente. Un altro esempio è quest'altro tizio che, dopo essersi duramente trascinato su uno skate fingendo una paralisi alle gambe, giustamente ha preso un taxi. Deve essersi stancato veramente tanto a fare tutta quella strada, a quanto pare. E si è pure cambiato i vestiti, mettendosi quelli buoni. Per lui era proprio un lavoro approfittarsi delle persone innocenti che volevano solo fare del bene dando soldi. E a proposito di mendicanti che prendono questa cosa come lavoro, Striscia la Notizia, come detto prima, e altri famosi giornali hanno beccato più di una volta anche donne che fingevano di avere la schiena completamente rovinata. Coperto da un velo e con un'andatura incerta sopra le stampelle, hanno spillato migliaia di euro durante gli anni. Riuscivano perfino a farci su uno stipendio volendo. Il problema è che devono per forza prepararsi in qualche modo ed è proprio grazie a queste preparazioni mattutine che sono state beccate. Animali da compagnia. Ovviamente non ci fermiamo solo a disabilità fisiche. Più in là nel video vedremo gente che fa finta anche di essere cieca, ma prima parliamo di quelli che hanno con sé un animale. Come mai alcuni lasciano il loro stesso cane in una via per ore e ore? È normale poi che l'animale non faccia il minimo movimento per tutto questo tempo? Eppure sappiamo che i nostri amici a quattro zampe sono dei giocherelloni. Nella maggior parte dei casi è perché l'animale ha sempre fame e il padrone, anche se una persona senza un posto dove stare ha abbastanza cibo per sé, spesso cerca di sfamarlo in ogni modo. Eppure non basta per tenere in forma il cane, che quindi si ritrova spesso e volentieri senza energie. E quindi non si può far altro che tenerlo con sé sperando qualcuno dia abbastanza soldi per entrambi. Ma in alcuni casi i mendicanti usano il cane in ogni modo possibile senza preoccuparsi realmente della sua salute. Pensate che cercano di addormentarli con delle medicine in modo da tenerli fermi per tutto quel tempo. Questo ovviamente è sbagliatissimo, ma in pochi se ne rendono conto. Sfortunatamente non possiamo capire se stanno usando dei trucchetti o meno. Tanti, vedendo pure dei cani affamati e tristi, non riescono a non donare qualcosa. Cecità. Una tattica usata sia dai mendicanti che dalle persone con una casa e una famiglia, molto di moda sia prima che ora, è la cecità completa. È un trucco vile che in tanti adottano. A volte si fanno vedere con dei cani guida e altre volte con un bastone, ma in realtà queste persone ci vedono meglio di voi e di me messi insieme. Specialmente in Italia, a quanto pare, diventare ciechi è quasi una moda per alcuni. In questo modo si possono guadagnare tantissimi soldi senza sforzarsi nemmeno a trascinarsi come i mendicanti di cui abbiamo parlato prima.
Questa tattica viene usata specialmente nei paesi dove si viene pagati se non si può lavorare per via di problemi vari. Molti, anche avendo una casa e una macchina, come detto prima, si fingono ciechi, ma fortunatamente per la maggior parte delle volte vengono beccati. Nei giornali potrete trovare spesso notizie di queste persone, volendo, come quel famoso cieco che nel 2018 leggeva il giornale al bar mentre in realtà non doveva nemmeno vedere la strada per quel posto. Madre. Anche questo è un modo molto molto utilizzato per riuscire a ingannare i più gentili di cuore. Avete mai visto una madre con il suo bambino per strada? Di solito utilizzano neonati attaccati a loro o su un passeggino abbastanza logoro. Ma state molto attenti, sono bambole giocattolo. Se lo coprono bene senza mostrare il volto, il 90% delle volte sono proprio queste cose, mentre altre volte sfortunatamente sono bambini veri e questo è un vero dispiacere. Ma proprio per colpa degli inganni in giro, i veri neonati che hanno bisogno di aiuto non ricevono nulla. Per farvi capire meglio, ABC 10 News ha pubblicato una notizia nel 2014 su YouTube, dove parlava di una donna incinta che chiedeva soldi insieme a uno dei suoi figli già nati per strada a San Diego, scoprendo che era tutto finto. Per 2 mesi questa donna, a volte vestita fin troppo bene, ha ingannato migliaia di passanti. Finito il turno di lavoro andava beatamente a sedersi sulla sua Mercedes insieme a quello che sembrava il marito. Sono state scattate molte foto e fatti molti video, denunciando la cosa e facendo pagare una bella somma a entrambi. Inganni. Ed Stafford, attore e giornalista, ha deciso di fare un esperimento chiamato 60 giorni per strada, dove interpretava la parte di un mendicante senza tetto. La sua avventura è cominciata a Manchester, in Inghilterra. In questo periodo ha detto di aver scoperto cose scioccanti e modi incredibili in cui le persone vengono ogni giorno ingannate. Ha incontrato un signore di nome Darren, che di professione, detto da lui stesso, fa ancora oggi il senza tetto. Sono anni e anni che vive per strada guadagnando, sentite bene, 100 pound al giorno, circa 117 euro, non tassati. I metodi per riuscire a fare somme del genere sono semplici. Bisogna creare un personaggio triste, solo e senza voglia di vivere. Non bisogna mai avere scarpe addosso, comunque se ci sono devono essere del tutto rotte e sporche. Di solito bisogna utilizzare delle buste di plastica o altro. 2 sono le pose che più conquistano il cuore delle persone. Una è quella della preghiera estrema, dove bisogna recitare frasi senza senso per riuscire a prendere dei soldi. E un'altra invece è quella del silenzio totale con un cartello davanti che descrive la situazione attuale della persona. Un altro consiglio che gli aveva dato è quello di mettersi specialmente davanti ai pub. Le persone che hanno bevuto sono facili da manipolare e danno via soldi come niente, se infastidite troppo a lungo, oppure si arrabbiano. È un 50-50 di probabilità. Questo Darren comunque ha una casa e un posto dove fare la doccia, visto che non è uno di quelli che dorme per strada. Stafford durante il suo esperimento ha anche visto moltissimi senza tetto davvero bisognosi. E tanti altri non arrivavano nemmeno a fine giornata a causa delle condizioni ambientali. Auto e pulizia. Avete presente quando andate verso Rimini e tantissimi cercano in qualche modo di lavarvi il parabrezza? Perfino con la pioggia e la neve non si sa per quale motivo cerchino sempre di pulirvi quel maledettissimo parabrezza. Beh, state attenti, è solo un trucco. Alcuni fanno davvero questa cosa per rendersi utili e dare un servizio in cambio di denaro, altri invece vogliono solo ingannarvi, cercando di spillarvi più soldi possibili pulendo in malo modo i vetri della macchina e a volte lasciandoli più sporchi di prima. Questo complica la vita ai veri senza tetto. Ma a loro non importa nulla. Le strade comunque sono proprio tra i posti preferiti per fregare più soldi possibili. Alcuni semplicemente si avvicinano quando siete a un semaforo o in coda sapendo che siete stressati e insistono finché non tirate fuori almeno un euro. Questo è un trucchetto davvero scorretto, ma che funziona spesso e volentieri. Tornare a casa. Un altro trucchetto è quello del ritorno a casa. Avete mai notato come alcuni si avvicinano a voi e dicono prima di non essere mendicanti e poi se potete prestare qualche soldo, visto che hanno finito tutto e non possono prelevare? Ovviamente è tutto falso. Non dovete assolutamente prestare soldi a persone del genere. La tattica è semplice. Prima si avvicinano chiedendo i soldi per la benzina, per una macchina che non vedrete mai, oppure per la metro o il treno che sono a chilometri di distanza da loro. Poi, se vedono un po' di insicurezza nei vostri occhi, cercano in tutti i modi di darvi fastidio finché non sganciate qualcosa. Se veramente quelle persone hanno bisogno di un biglietto, allora dovete essere voi stessi a comprarglielo e chiedergli se lo vogliono o meno. In questo modo capirete tutto. E ricordatevi che se vi dicono di non avere parenti o amici che possono venire a prenderli, è una cosa falsissima.
Ormai con i modi di comunicare di oggi si possono chiamare perfino gli alieni nell'area 51 senza problemi. Con questo concludiamo. Ovviamente non tutto il mondo è falso e cattivo. Esistono anche quelle persone che veramente hanno bisogno, ma sfortunatamente vengono oscurate da altre persone che vogliono solo ingannare, come avrete capito. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.